Nuovamente assieme, gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura parliamo di cronaca, andiamo a Montereale per parlare di un uomo che ha picchiato di fronte agli amici la fidanzata, lei è fuggita, lui gli ha distrutto poi la casa. Ora sono arrivati i provvedimenti dell'autorità, sentiamo che cosa è accaduto a Montereale, nella provincia di Pordenone. Picchia la fidanzata mentre i due si trovano nell'abitazione di amici. Lei scappa spaventata, ma lui la segue e le distrugge la casa. La donna, di Montereale, era stata malmenata dal compagno, colpita con calci e pugni in varie parti del corpo durante una serata che i due avevano trascorso a casa di amici. È successo ancora lo scorso 25 aprile, quando tra i due era scoppiata la violenta lite. Lei era scappata ed era tornata a casa sperando di essere al sicuro, ma lui, un uomo di Cavasso nuovo, di qualche anno più giovane, l'ha seguita inferocito, è entrato nell'abitazione di lei e oltre ad aver continuato a minacciarla e a colpirla, ha sfogato la sua rabbia su arredi e oggetti, mandandoli in frantumi. I danni al mobilio allora erano stati di circa 1000 euro. Lei era dovuta ricorrere alle cure mediche per le escoriazioni, ecchimosi, botte e lesioni alla parte del tronco e del collo, per fortuna non gravi. Chiusa la storia d'amore, la donna ha denunciato tutto ai carabinieri della stazione di Montereale Valcellina, che dopo una breve indagine hanno denunciato a piede libero l'ex fidanzato di lei per i reati di lesioni personali, minaccia e danneggiamento. Il deferimento è ora arrivato ai danni dell'uomo. Rimaniamo in provincia di Pordenone, andiamo a Fiume Veneto, sembrava un annuncio serio, dietro però si nascondeva l'ennesima truffa online. Vittima è un 45enne di Fiume che non ha voluto far altro che denunciare, il tutto ai carabinieri, un raggiro messo a segno con la stessa tecnica di altri episodi simili che purtroppo continuano a susseguirsi in più parti della regione. Nei guai è finito RDG, un 43enne che è residente a Frosinone, a cui i carabinieri sono risaliti dopo un'accurata indagine. La vittima voleva cambiare il proprio cellulare e, come aveva fatto diverse volte per acquistare altri articoli, si è affidato ad internet in uno dei tanti siti utilizzati per comprare e vendere merce tra privati. L'uomo era sicuro di aver trovato l'annuncio giusto che pubblicizzava un telefonino Huawei con tanto di scatola e garanzia a soli 150 euro. L'inserzionista sembrava onesto, non c'erano feedback negativi sul suo conto e il cittadino fiumano si è così convinto a spendere quel denaro e via mail ha contattato il venditore per poi perfezionare l'acquisto. Il pagamento è andato a buon fine, ma il telefonino non è mai arrivato a destinazione. L'inserzionista era scomparso, al 45enne non è rimasto altro che denunciare la truffa ai carabinieri, che si sono messi in moto identificando quindi il responsabile, denunciandolo per truffa. E parliamo ancora di cronaca, ma andiamo nel capoluogo di regione, a Trieste. Auto rubate, targhe contraffatte, c'è il mago dei telai che è stato incastrato dagli agenti della polizia. Sentite. Auto rubate, targhe contraffatte, strumenti per modificare il telaio e la centralina. Un vero e proprio mago, quello arrestato dalla Polizia di Stato per riciclaggio. Si tratta di un cittadino serbo, Dragan, residente a Trieste, già destinatario di un'espulsione giudiziaria dal territorio nazionale, ma aveva fatto nuovamente ingresso irregolare. A seguito di mirate attività volte al contrasto dei furti di autovetture e al successivo trasferimento delle stesse all'estero, il personale della squadra mobile ha effettuato una serie di servizi finalizzati a raccogliere elementi di prova in ordine al furto di una vettura commesso nel corso della precedente notte nel territorio di Monfalcone, in provincia di Gorizia. La ricerca del veicolo si è focalizzata nei pressi di alcuni box auto nella zona di via Baiamonti, tanto che sul retro di uno stabile, all'interno di un garage, gli agenti sono riusciti a intravedere la sagoma di un'autovettura di piccole dimensioni di colore bianco, analoga a quella poco prima rubata. Osservando tra le feritoie della porta, hanno potuto leggere anche la targa del veicolo, che risultava abbinata ad un altro tipo di vettura, regolarmente parcheggiata in provincia di Rovigo. In serata Dragan è entrato nel box consentendo agli investigatori di fare irruzione ed accertare che l'auto parcheggiata fosse effettivamente quella rubata, ma con diverse targhe clonate già applicate. La vettura presentava alcune parti del cruscotto e le serrature della portiera lato guida smontate, il cofano anteriore aperto, e all'interno dell'abitacolo erano stati posizionati alcuni strumenti elettronici attaccati al sistema di avviamento del motore. Nel corso della perquisizione svolta sono stati rinvenuti diversi telecomandi elettronici, serrature di autovetture, chiavi per accensioni, portatarghe per auto, nonché numerosi attrezzi e dispositivi elettronici del tipo di centraline di autovetture, targhe falsificate o riconducibili a mezzi già rubati, nonché targhette con numeri di telaio.
È verosimile ritenere che il cittadino serbo, rubate le auto, si adoperasse per modificarne i sistemi di apertura, le targhe e i numeri di telaio per renderle non riconducibili a fatti di reato, portandole poi all'estero per rivenderle ed ottenere un indebito profitto. Allora, abbiamo parlato proprio ieri del concerto evento data zero del Vasco Nazionale a Lignano, dove però si sono anche accampati, sono arrivati anche alcuni che hanno preferito vendere oggetti a quanto pare non regolari o comunque fare bagherinaggio. Ci sono stati 12 fogli di via. Una quindicina di biglietti e una trentina di fascette false del Non Stop Live di Vasco Rossi sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato a Lignano Sabbiadoro poche ore prima dell'inizio del concerto, data zero del tour del rocker di Zocca che partirà il 1° giugno a Torino. 12 persone, tutti cittadini campani, 3 sorpresi a compiere attività di bagarinaggio, altrettanti in possesso delle fascette e i loro collaboratori, sono stati allontanati dalla località balneare, muniti con un foglio di via e il divieto di ritorno per 2 anni. I controlli della Polizia di Stato, della Questura di Udine, che ha coordinato le operazioni di ordine pubblico condotti anche con altre forze dell'ordine, erano scattati già nel 1° pomeriggio. Nell'area esterna circostante lo stadio Tegil di Lignano Sabbiadoro, dove di lì a qualche ora il cantante avrebbe infiammato i propri sostenitori. Secondo il modello di gestione dei grandi eventi, in sinergia pubblico-privata, ormai già collaudato per la gestione degli incontri del campionato di calcio di Serie A. L'area dello spettacolo è stata gestita molto bene dagli organizzatori con gli addetti alla sicurezza, ha spiegato il questore di Udine, Claudio Cracovia, sottolineando la piena sinergia degli organizzatori con le forze dell'ordine. La gestione dell'area di spettacolo della vigilanza privata ha consentito alle forze dell'ordine di concentrare la nostra azione martellante e tambureggiante nell'area di prefiltraggio, dove i controlli sugli spettatori sono stati condotti insieme agli addetti alla sicurezza e nell'area esterna per prevenire e reprimere le attività illegali poste in essere a margine dei grandi eventi. L'attività delle forze dell'ordine è stata diretta a intercettare eventuali malintenzionati che si intrufolavano in occasione di grandi affollamenti di persone per poi utilizzare lo spray al peperoncino per distogliere l'attenzione del pubblico e commettere dei furti. Fortunatamente non si è verificato il fenomeno che in altre simili occasioni sappiamo quali danni ha creato, ha aggiunto Cracovia. Guardia Alta, anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine, c'è stata anche per contrastare sul nascere episodi di bagarinaggio o vendita di prodotti falsificati, del tutto simili ai merchandising ufficiale del Blasco. Così, fin dalle prime ore del pomeriggio, la polizia amministrativa della questura, diretta dal dirigente Graziella Colasanto, ha intercettato gli irregolari che tentavano di vendere biglietti e gadget non ufficiali nella zona tra la rotonda d'ingresso alla località balneare e l'area del Luna Park. I 12 muniti di foglio di via erano già noti alle forze dell'ordine per episodi simili. Uno, ad esempio, era stato beccato in passato con 250 falsi tagliandi per il match della Liga tra Real Madrid e Barcellona. Alcuni hanno tentato di nascondere nei pantaloni le fascette false, prive dell'etichetta con ologramma e numeri seriali stampigliati su quelle originali. Uno ha provato a giustificarsi dichiarandosi possessore di un sito web per la vendita di biglietti, ma all'esito dei controlli sono risultati anche quelli falsi. Torniamo in provincia di Pordenone, scatterata questo venerdì la unificazione della polizia locale di Porcia con quella di Roveredo che confluiscono nell'unione territoriale. È arrivato infatti il via libera dell'assemblea dei sindaci dell'Uti e dell'Uncello che nella sua ultima seduta ha approvato l'atto d'intesa con i due comuni per la messa a disposizione del personale, attrezzature, mezzi e servizi. La stessa unione territoriale trasferirà alle due amministrazioni comunali i contributi che sono arrivati dalla regione per l'attivazione della funzione. Lo Stato dell'Unione prevederebbe che in attesa dell'adozione di regolamenti propri, questa si debba avvalere di quelli del Comune di Pordenone. Nel momento però che il Comune del Capoluogo sia avvalso della facoltà di esercitare singolarmente la funzione di polizia locale, l'Unione si avvarrà di quelli del secondo comune più popoloso, ossia quello di Porcia, per quanto riguarda la disciplina dell'armamento del corpo di polizia locale e di quello per lo svolgimento associato delle funzioni. Il nuovo corpo avrà a disposizione 7 agenti provenienti dal corpo di Porcia, tra i quali il comandante Luciano Sanson e 4 da quello di Roveredo, che si distacca così da Pordenone. A Sequals un colpo da 50.000 euro nelle aziende, un 43enne viene condannato dopo 7 anni, sentite. Aveva rubato all'interno di alcune aziende che operano nei comuni di Travesio, Montereale Valcellina e Maniago, asportando tra l'altro oltre 3.200 litri di gasolio e merce con utensili per un valore di oltre 50.000 euro. Pizzicato e riconosciuto colpevole dei colpi, l'uomo, 43 anni, Carmelo Zampaglione di Sequals, è finito in manette.
Ad arrestarlo la Polizia di Stato di Pordenone, in esecuzione del provvedimento di carcerazione che è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone. Zampaglione deve scontare la pena di 2 anni di reclusione per furto e ricettazione, reati commessi nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 24 luglio 2011 in provincia di Pordenone. L'arresto è stato effettuato al personale della sezione Catturandi della squadra mobile. Il 43enne, che ha a suo carico numerosi precedenti di polizia, è stato trasferito nel carcere del Castello di Pordenone. Rimaniamo ad estartagliamento per parlare dell'Electrolux. Potrebbe essere una spia dell'andamento complessivo e generalizzato dei volumi produttivi dello stabilimento Electrolux di Porcia ed è per questo che il vertice aziendale e le rappresentanze sindacali della fabbrica hanno avuto un confronto sull'andamento del magazzino ricambi annesso allo stabilimento e trasferito oltre un anno fa dalla Germania. I timori prima dell'incontro erano concentrati su un possibile rallentamento dei volumi e delle lavorazioni del magazzino dove vi lavorano circa 100 addetti. La direzione aziendale avrebbe confermato un rallentamento degli ordini spiegando e motivandolo con un insieme di ragioni, tra queste un fattore di tipo stagionale, cioè normalmente in questo periodo ci sarebbe un calo degli ordinativi e inoltre, secondo la direzione, un lieve calo nelle richieste di ricambi degli elettrodomestici deriverebbe dalla maggiore qualità dei prodotti che necessiterebbero di meno manutenzione. Ma a causare il rallentamento ci sarebbe anche una minore adesione dei circa 100 addetti al programma di ferie volontarie di giugno. Al fronte della situazione, la proposta aziendale è di utilizzare proprio nel mese di giugno 4 giorni di solidarietà per turno. I lavoratori dovrebbero stare a casa e a rotazione utilizzare il contratto di solidarietà. I mesi successivi sarebbero poi gestiti con le ferie. Mentre con settembre la previsione è di nuovo in aumento del lavoro dovuto sempre alla maggiore stagionalità del prodotto. A Monfalcone si parla invece di un protocollo innovativo per l'occupazione in regione. Monfalcone ovviamente polo industriale importante, vi è arrivato Fedriga, il governatore del Friuli Venezia Giulia, e il sindaco Cisinta hanno parlato appunto di questa importante innovazione. Sentiamo. Governatore, ha siglato oggi un protocollo importante per l'occupazione, un protocollo che lei ha definito innovativo, perché? Perché noi cerchiamo di affrontare le crisi occupazionali non soltanto con le doverose misure per assistere le persone che vivono questo stato di crisi, ma anche con misure per lo sviluppo. Quindi puntare sullo sviluppo del territorio con nuova impresa e quindi nuovi posti di lavoro. Io di questo devo ringraziare anche tutte le parti che hanno siglato l'accordo, partendo dal Comune di Monfalcone, ma arrivando a Confindustria e passando per i sindacati, perché insieme a Regione Friuli Venezia Giulia potremo fare un grande lavoro che nell'accordo generalizzato può guardare all'interesse collettivo e quindi dare risposta a queste persone che vivono nel nostro territorio e devono trovare risposte dal nostro territorio. Mi piacerebbe che si potesse ripercorrere la medesima via anche per altre situazioni a livello regionale, non soltanto in un'ottica difensiva, ovvero affrontare le crisi, ma anche in un'ottica espansiva. Se noi riuscissimo a creare questa comunione di intenti dove ognuno mette un po' di se stesso, la regione per quanto riguarda la formazione e mi piacerebbe intervenire anche per quanto riguarda la pressione fiscale, e Confindustria per la disponibilità delle imprese a garantire posti di lavoro a persone del territorio, i sindacati per la dovuta collaborazione, così come tutti gli altri enti locali, penso che potremmo garantire al Friuli Venezia Giulia un futuro che guardi a una maggiore occupazione. Anna Maria Cisin, sindaco di Monfalcone, ha siglato oggi un importante protocollo. Di cosa si tratta per l'occupazione, per favorire l'occupazione? È un protocollo molto importante che dimostra come le istituzioni sanno fare sistema con le parti sociali ma anche con l'impresa. E abbiamo iniziato a lavorare a questa cosa sin da subito, riteniamo che Fincantieri debba essere un valore per il territorio e dal nostro punto di vista il valore per il territorio dipende dalla possibilità di fare economia ma soprattutto posti di lavoro. Le crisi aziendali di cui siamo stati purtroppo protagonisti, quella della Eaton in primis, ma non dimentico la Detroit, ma non dimentico la Casillo, non dimentico i problemi della cartiera Burgo, sono un campanello d'allarme ed è per questo che questo protocollo va nel senso giusto per riuscire a dare delle risposte ai lavoratori che hanno delle famiglie e che hanno il diritto della dignità del lavoro.
È un protocollo anche molto concreto, individua una percentuale del numero degli addetti necessari all'interno dell'azienda, individuato nel 5%, oggi in Fincantieri lavorano 8.000 persone più o meno, e quindi capite bene come questo dimostri che noi vogliamo andare fino in fondo su questa partita. L'altro aspetto è un protocollo che ha delle date, il 30 aprile 2019 è una data importante perché entro quella data noi assieme alla Regione, che finalmente è diventata partner molto convinta di questa operazione, vogliamo che si diano le risposte per il riassorbimento delle persone che oggi purtroppo sono a casa. Ma questo apre anche una via importante, una via che secondo noi deve essere quella del futuro nel Friuli Venezia Giulia, perché non nel paese. Le aziende che sono pubbliche in particolare devono mettersi anche a disposizione delle esigenze del territorio. In questo caso questo sistema consente non dare una risposta immediata, ma di programmare una risposta lavorativa, seria, efficiente, a tempo indeterminato, affinché si riparta. L'Isontino in questi anni è stato un territorio veramente molto in difficoltà, e questo credo sia un primo importante spiraglio che noi perseguiremo per riuscire a dare le risposte ai nostri concittadini, ma perché no, ai cittadini dell'intera provincia. Allora, ci fermiamo qui con l'edizione del Friuli Venezia Giulia. Grazie a voi tutti per aver scelto come sempre la nostra informazione. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi della rete. Vi invito a restare con noi e a risentirci alla prossima edizione.